siccome Giorgia quindi oggi di questa cosa ne abbiamo già parlato, tu mi dimentichi sempre di dire che nella tua proposta di legge tu non tenevi conto dei veri versamenti fatti dalle persone, per cui se uno avesse avuto a fianco delle pensioni, per esempio basate su fondi, ma lo scrive quindi uno si era pagato, tu gli avresti tolto anche quelli. Nella tua proposta di legge stai delirando, colata all'interno della relazione tecnica, parlato in commissione lavoro, tu rispondi sempre che sto delirando. Sì, ma perché non l'hai letta. E quando parli delle cose le dovresti leggere, siccome l'ho scritta io, lo saprò che cosa dice la proposta di legge. Lo saprò bene. Tu andavi a toccare anche i fondi che una persona si era pagato da Senti, solo. Se non stava bene come l'avevo scritta io, facevi un emendamento e la facevi noi meglio, invece voi gli avete detto che la legge non andava fatta. L'avete buttata nel cesso! L'avete buttata nel cesso! Non l'avete corretta! Avete i numeri per correggerla! Fatela meglio! Invece l'avete buttata al cesso perché siete sempre schierati con i potenti! Non, questo non è vero! Tu puoi urlare quanto vuoi, ma non dici la verità! Un attimo, diamo la possibilità al Partito Democratico di replicare. No, è che Simona, come ci siamo scontrati tante volte o confrontati tante volte su questo, Giorgia Meloni sa benissimo che c'erano dei principi di incostituzionalità. Se riusciamo a modificarli, ben venga, ma c'erano dei principi di incostituzionalità che andavano affrontati, che noi abbiamo risposto. Abbiamo risposto con il contributo. Abbiamo risposto con il contributo di solidarietà. Come mai non sono stati tenuti in considerazione? Un attimo, ti faccio intervenire, Abbiamo risposto con il contributo di solidarietà e rispondo al candidato, quindi sulle pensioni alte, sono costretti dal primo di gennaio a versare il contributo di solidarietà. E rispondo subito al vice segretario della Lega Nord, che sono loro che hanno preso in giro gli italiani facendoli andare a raccogliere delle firme per l'abrogazione della riforma Fornero, quando sapevano benissimo che su quella materia non si poteva attuare il referendum. Loro hanno voluto fare la loro scena, voi avete voluto fare la scena. Come non... quando è stata portata in aula la riforma Fornero, ma l'avete votata. Guarda, perché non vi siete scandalizzati, vi scandalizzate adesso se si parla dei vitalizi, di chi li percepisce, magari di chi percepisce 2, 3, 4 vitalizi. Allora, iniziamo a pensare che se i diritti acquisiti sono inalienabili, lo sono per tutti e non lo sono solo per parlamentari, senatori o presidenti della Repubblica. Forse il problema è che non ci ricordiamo quando facciamo politica che prima di tutto siamo cittadini e che dovremo tutelare tutti i cittadini indistintamente dalla posizione sociale che occupano in questo paese. Quindi io sui vitalizi pregressi, se vengono tolti i vitalizi è giusto toglierli, ma anche se le va bene, certo, non è giusto avere posso avere una pensione superiore ai 3-4 mila euro anche se hai fatto il Presidente della Repubblica. C'è un ex Presidente della Repubblica. Mario Giordano voleva fare una proposta. A parte di ciò che i giudici della Corte Costituzionale sono fra i pensionati d'oro, e non dimentichiamo che fra i giudici della Corte Costituzionale c'è il famoso professor Giuliano Amato, che ha tagliato le pensioni degli italiani e poi se n'è andato con pensioni da 30.000 euro al mese, 31, 9.000 di vitalizio e 22.000 come ex professore universitario. Quindi il giudice... Ma la mia proposta è molto semplice, i parlamentari hanno versato dei contributi per questi vitalizi che non sono pensioni, gli si dia indietro, si faccia il calcolo di quello che hanno versato, se non l'hanno già ampiamente ricevuto, si va a saldo zero e poi basta, vivono di quello che hanno pagato con i loro contributi e se non hanno versato abbastanza come con tutti i loro italiani, lavoro, come tutti gli italiani, prendono la pensione minima, tutti gli italiani vivono con la pensione minima, possono viverlo anche gli ex parlamentari, di più e di meno. Barbara, c'è di più. Anzi, se ogni volta che si parla di vitalizi io sento il TAR, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale, non mi interessa assolutamente. Si reitera di nuovo la decisione fino a quando questi si stancano e il vitalizio non ce l'hanno più. Bisogna dire basta una volta per tutte e senza che ci sia una motivazione che dica ma sapete cos'è, non si può fare. No, bisogna togliere i vitalizi.